Salve, io sono Dario, benvenuti sul canale dell'Alchimista. Dato che i miei lavori più apprezzati sono quelli raffiguranti antichi dei pagani della cultura europea, ho deciso di intraprendere una serie di intagli di alcuni dei più famosi dei norreni, vichinghi e germanici per intenderci. Non credo farò questi lavori uno dietro l'altro, ma ogni tanto ne butterò fuori uno. Comincerò dal vertice, intagliando la figura di Odino o Wotan, secondo l'alchimista. Ah no! Prima di cominciare volevo puntualizzare una cosa. Ne ho già parlato nelle storie Instagram e Facebook, ma per chi non mi segue lì, lo ripeto. Continuano ad arrivarmi messaggi da parte di miei follower relativi alla presunta vendita di un mio pezzo, la mia versione del dio celtico e camuno Cernunnos. Non è assolutamente opera mia, in quanto i miei pezzi non sono in vendita, almeno per ora. Quindi se vedete dei lavori simili ai miei in vendita con il prezzo su qualche pagina o sito, è qualcuno che ha visto i miei video e ha pensato bene di farci dei soldi non dandomi la giusta visibilità. Ricordo che do il pieno consenso a replicare i miei progetti, anche se volete farci un lavoro. Chiedo solo la gentilezza di citarmi e taggarmi. Pensateci bene, se io non ricevo la giusta visibilità, non potrò mai autosostenermi e dovrei andare a lavorare in miniera, cosa che non mi permetterebbe più di fare questi lavori e quindi di permettere di vendere anche a voi ciò che riuscite a produrre tramite il mio progetto. Ci perdiamo entrambi. Capite perché è così importante? Adesso è ora di carvare. Spero di riuscire a trasmettere tramite i miei lavori la passione che nutro per queste culture antiche. Non mi sento stavolta all'altezza di trattare un tema pieno di dettagli come la mitologia norrena, in quanto è ricca di contraddizioni. Ed essendo un tema che in questo periodo interessa molti, voglio evitare di imbattermi in eventuali pignoli ed inquisitori vari. Mi limiterò a spiegarvi i particolari che ho voluto inserire nella scultura. Lascio l'onore di spiegare la figura di Odino a Grivit del canale Mitologicamente, che ne parla in maniera piuttosto chiara. Lascio qui sopra il link al video. Gli elementi chiave nella mia scultura che servono a farla chiaramente identificare come la rappresentazione di Odino sono i due corpi, Hugin e Munin, che consentono al loro padrone di rimanere aggiornato ogni giorno su tutto ciò che è successo nel mondo. Infatti il dio li sguinzaglia ogni mattino e alla sera tornano per riferire tutto. La lancia di Odino Gungnir, che ha il potere di colpire sempre infallibilmente il bersaglio contro cui è stata scagliata. L'assenza dell'occhio destro. Odino sacrifica il proprio occhio per acquisire una saggezza sovrannaturale. Il nodo Valknut, che viene ricondotto da alcuni storici a Odino, anche se non si hanno certezze sul suo significato. È comunque una simbologia ricorrente nei reperti archeologici germanici e vichinghi. Ed infine un bel barbone degno di nota. Vi ricordo che nell'info box trovate tutti i link utili all'acquisto delle attrezzature che uso per intagliare e anche alla materia prima, legname, eccetera.
Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Io vi do appuntamento al prossimo progetto qui sul canale dell'Alchimista. Ciao!